Ragazze, oggi registriamo il video di Lidl. Oggi è giovedì 28 e sono andata a prendere i coprisedili per la macchina di mio marito. Ve li faccio vedere subito, che è la cosa più ingombrante che ho preso. Sono questi qui, non ci stanno neanche tutti nell'inquadratura. Mi ha detto che ci sono 3 anni di garanzia, se ho capito bene, sì, e alcuni giorni per il cambio, se non dovessero andare bene. Stasera li misuriamo subito, così poi vediamo. Costano 4,99 euro l'uno, quindi con neanche 10 euro, 9,98 euro ne prendete due. Noi li abbiamo presi grigi in modo che siano un pochino più discreti, credo ci fossero anche blu e forse anche di un altro colore. Scusate, la poso qua, vi leggo le caratteristiche. Scusate, ho messo davanti alla telecamera, anche al telefono. Allora, dice. Forma universale con schienale alto, protegge l'imbottitura originale da sporche e usura, non stringe, resistente alla luce e lavabile a mano. Praticamente copre solo la seduta, cioè dove vi sedete, lo schienale si aggancia al poggiatesta e quindi non copre la parte dietro, invece quelli che adesso coprono anche la parte dietro. Questo glielo metterò sopra. Maggiore comfort grazie all'imbottitura aggiuntiva, adatto anche per sedile con airbag laterale. Formula universale con schienale alto, protegge l'imbottitura originale, questo ve l'ho già detto prima. Sono adatti a tutti i modelli di automobili riportati senza elenco dei modelli senza airbag laterale. Questi coprisedili sono adatti a tutti i modelli di automobili riportati senza airbag laterale. Questo coprisedile è stato adatto per tutti i modelli auto e contrassegnati con un asterisco con airbag laterale per i normali sedili anteriori e di serie per conducente e passeggeri, ma non per i sedili sportivi avvolgenti. Vabbè. Ah, qui noi abbiamo, vediamo se vanno bene per curiosità. Vediamo. Qua ci sono tutti primo, seconda, terza, non me ne ricordo mica che modello è. Beh, vabbè, comunque dopo vi farò sapere. Resistente alla luce, non scolorisce, misura universale, compatibile con le albette laterali. Vabbè, insomma, non dilunghiamoci troppo. Questa era la cosa per cui sono andata. Ho preso altre cosine, però vi volevo far vedere subito alla cassa che mi hanno regalato questo coniglietto di cioccolato. Credo che li diano perché li erano probabilmente avanzati dalla collezione di Pasqua, in questo, infatti questo cade a giugno 2020. Comunque rispetto ad altri supermercati che non hanno dato niente di niente, anche delle cose avanzate, credo che sia un bel pensierino. Non so, fatemi sapere ragazze se l'hanno regalato anche a voi il coniglietto. Quindi questo naturalmente è gratis, è passato a un centesimo. Poi ha preso, beh, a parte il solito latte intero fresco a 1,09 euro che prendo sempre, le altre sono tutte cosine non alimentari. Ho preso quei due confezioni di queste forcine per capelli. Pensavo che 1,49 fossero tanto, in realtà costano più o meno così anche da Tigotà, però queste di bello hanno, che intanto ce n'è di più nel pack, perché sono, mi sembra, 15 se ricordo bene. 2, 4, 5, 5, 10, questi dovrebbero essere 15. E ne ho presi due e sono più corte, vedete, sono più corte rispetto a quelle solite, che sono leggermente un pochino più lunghine. Quindi niente, le ho prese perché ad Angelica stiamo facendo crescere la frangia, quindi io la frangia gliela rotolo in su e gliela pinzo così, in modo che non gli venga davanti agli occhi. Scusate la condizione disumana dei miei capelli, ma da quando ho fatto la seconda tinta, la seconda volta, li ho secchissimi e poi praticamente è già 2 volte che li asciugo senza tirarli, quindi non li vedete messi in piega, sono un po' sconvolta, dopo me li vado a mettere un pochino in ordine. E poi un quintale di protezione solare come al solito, vabbè, non mi dilungo. Comunque ho preso queste mollettine che credo fossero un'offerta ancora della settimana indietro, gli accessori per i capelli, se mi ricordo bene. Ho preso due confezioni di cerotti, questi qui all'ara, che li avevo già comprati la volta scorsa e ne avevo già uno di scorta, così adesso ne ho 4 pacchi perché vedete, come vedete, me lo sono messa oggi perché ho problemi a una spalla, anzi è da ieri che ce l'ho, poi faccio la doccia e lo sostituisco, vado meglio.
mi aiutano. Io questi non li avevo mai comprati prima, li ho cominciati a usare l'anno scorso dopo averli visti sul canale di Elisabetta, Elisabetta R su YouTube, e lei diceva che gli contano quando ogni tanto le capita anche lei di bloccarsi da qualche parte, quindi li ho voluti prendere e provare. Non mi hanno dato nessun tipo di allergia, perché io quando non sto bene assumo qualche farmaco ogni tanto, degli sfoghi per la pelle, e questo però non mi ha dato problemi. Contiene artiglio del diavolo e arnica montana senza medicinali, con ingredienti più quindi vegetali, e è adatto per i dolori mestruali, articolari e muscolari. Sollievo dal dolore, agiscono 24 ore, quindi ne basta uno al giorno. Poi il prezzo è molto buono, perché 2,49 euro tra cerotti, cioè, ma neanche lasciarli lì, come dice sempre Elisabetta, utilizzo il suo hashtag. Poi ho preso un altro spray, questo qua, di disinfettante mani, a 1,79 euro, perché l'avevo già iniziato, quello che a casa mi è piaciuto, quindi finché c'è ne ho voluto prendere uno di scorta. Questo è proprio un igienizzante, quindi ha una alta percentuale di alcol e può essere usato anche sui bambini che hanno più di 3 anni. E niente, anche l'odore mi piace, non sa troppo da alcol, da disinfettante, ecco, un odore un po' più leggero. Poi ho preso un altro disinfettante che da Lidl non avevo mai visto, questo qui, della Pharma qui. Lauric, soluzione pronta all'uso, disinfettante, battericida e virucida, rinfrescante. Asciuga senza l'utilizzo di salviette e acqua. Dermatologicamente testato, presidio medico chirurgico. Qua è finito il mio, che tengo qui nella borsa. Aspettate, vediamo se lo trovo senza buttar per aria mezza borsa. Questo qui l'ho quasi finito, ce n'è rimasto pochissimo, che è quello che regalava Bissol con i propri, con gli ordini. 75 ml di prodotto, questo ha un odore, ragazze, veramente tanti strattini dentro, ha un odore buonissimo, strepitoso, e non secca assolutamente le mani. Peccato che sta finendo, speriamo, chissà se lo stiano ancora, devo fare un ordine sui primi di giugno, vi saprò dire se lo regalano ancora. E questo invece è il nuovo che aprirò a giorni, ecco, io odio quando succede sta cosa, che tu apri per annusare e esplode praticamente, ecco, lo sto seminando ovunque. Beh, cavolo, l'ho appena pulito col Napisan, quindi questo sa tantissimo da limone. È buono come odore, anche questo qua. Aspettate che puliamo un po' la... Scusatemi, questo intramezzo non appiccica, si asciuga velocemente ed è comodissimo più che altro fuori casa. Si vede che c'era un po' di prodotto qua e quando io ho schiacciato è uscito. Facciamo così, così non c'è più aria, non si muove più il prodotto. Qui... ma come scritto piccolo, versare una quantità di prodotto sufficiente e inumidire le mani, permettere lo strofinamento per non meno di un minuto, lasciare la pelle della mano disinfettata, profumata, morbida, asciutta, per una piacevole sensazione di freschezza. Vabbè, vi parlerò con scade marzo 2023, ve ne parlerò in modo più accurato, ma ragazzi, è scritto, cioè, veramente in caratteri microscopici, io con le lenti a contatto faccio un po' fatica a leggerlo, senza ci vedo bene, ma con le lenti da vicino così piccolo faccio più fatica. Questa costata invece 1,99 euro. Poi ho voluto prendere delle chicchine che ho trovato a Lidl. Questo l'avevo già comprato la volta scorsa, ma l'ho dato alla mia vicina di casa che lo stava cercando, quindi sono andata a prendermene uno anche per me. Latte detergente viso al latte d'asina bio, 250 ml di prodotto, costa 1,99 euro, e l'ho preso per stuccare gli occhi e le labbra. Poi insieme analizzeremo insieme l'inci per vedere un po' com'è. Fa lo stesso, amore, lascia stare, dopo pulisce la mamma. Prendi quello straccino lì, per favore, se vuoi. O lasci stare o asciughi. È lì, dopo lo vengo a prendere. Non masticare quella cosa lì.
E latte detergente viso, vi stavo dicendo, l'avevo preso per lei, ne ho preso uno anche per me. Sapete che io faccio la normalizzazione fisiologica di Bissole, quindi utilizzo il loro milk. Questo l'ho preso più che altro per struccarmi gli occhi e le labbra. Qua dove serve di un detergente un pochino più forte per togliere il make-up. È prodotto dal San Ecovit di Milano, come vi avevo già detto, 1,99 euro. Poi ho preso questi due prodotti, questo e questo, poi stop. Questo l'avevo già preso, Mousse to Oil Shower Foam, l'avevo già preso, mi sembra nella versione all'aloe, se ricordo bene, e questa invece è la versione al cocco. Dovrebbe essere una specie di mousse che a contatto con l'acqua diventi tipo un olio per fare appunto la doccia. L'ho presa per far giocare anche Angelica un po' sotto la doccia. Non ho neanche guardato Licci, l'ho preso proprio a scatola vuota, scatola, sì, no, scatola vuota, scatola chiusa, scusate. È abbastanza, oh signore, va bene, ne parleremo, ho già visto delle cose che non mi piacciono. Nell'incio, un incio molto corto, però c'è un. Mamma mia, va bene, dai, lasciamo perdere, ne parleremo insieme quando analizzeremo insieme l'incio. Comunque, è un prodottino insomma da giocare un po' sotto la doccia. Anche se io non lo ci farò giocare Angelica, ma non lo utilizzerà per farsi una vera e propria, diciamo, un vero e proprio bagno. Lei ha i suoi prodotti, sto usando quelli della Saponaria, mi sto trovando molto bene, che avevo preso su Filantabio, da Arianna di Filantabio. E questo è una mousse. Niente, la proveremo poi. L'ho presa più che altro per provarla e anche per fare il video di analizzare insieme l'inci. Stessa cosa, ho preso questo spray on body lotion. Io sono molto pigra per il corpo, quindi l'ho preso per vedere un po' se con questa è una applicazione più veloce e sarò più costante. E questo costa 1,99 euro. Ed è spray, girando così è chiuso, girando il tappo si apre. Adesso qui c'ho il coso, vabbè. Mamma mia, che profumo, c'ho già voglia di darmela. No, vabbè, che touch asciutto, ho quasi paura di andare a vedere l'inci. Quasi paura di andare a vedere l'inci, che bel touch asciutto che ha, idratante, fresco, luminoso, asciutto. Il mio tavolo è in condizioni indegne. Questo ve l'ho già detto, cioè, sono in pappa oggi, ho il cervello un po' in pappa. Questo costa 1,99 euro. Bene, amore, perché ha due scatti? Che qui cosa fa? Scusate, non fa niente. Perché ha due scatti? Uno, cosa dovrebbe fare questo scatto qua? Vabbè. E vediamo cosa dice nelle indicazioni. Lozione spray al cocco con olio di mandorle e 10% di aloe vera. Spruzzare uniformemente. Eliminare residui. Non va massaggiata? È una stanza di 10 centimetri. Ah, massaggiare brevemente. Già, brevemente già mi piace. Se la gel dovesse ostruirsi, pulire con l'acqua. Beh, vabbè, certo. Poi insieme analizzeremo l'inci. Vabbè, un po' bene, un po'. Ho visto di peggio. Ma che bello! Come la do? Mi è piaciuto, questo mi sta piacendo. Potrei anche adesso analizzeremo meglio l'inci, poi se è il caso. Mi stavo domandando l'altro giorno, chissà con tutti questi prodottini che nel mio Lidl non li ha cagati nessuno, scusate il termine, ma cioè c'erano ancora i dischetti di cotone, quelli riutilizzabili, lavabili, ce n'erano delle quantità industriali, tutti gli stand e questa roba qui, è vero che sono usciti oggi almeno questa Mousse to Oil. L'avevo già vista, ma lo spray on body lotion non l'avevo proprio visto, forse non l'avevo visto io, non lo so. Era tutto in tonso, cioè tutto, boh, speriamo che mettano tutto al 30, così le cose che ci sono piaciute le prenderemo. Peccato perché se poi non c'è riscontro del pubblico, degli acquirenti, poi magari non li mettono, fanno più uscire.
Volevo prendere anche lo scrub al mango e non mi ricordo l'altro cos'era, che ho visto stamattina nelle stories di Betta, di Elisabetta, del canale Elisabetta R, ma Betta Idee, cioè là su Instagram, l'ho visto le stories su Instagram, ma non l'ho preso perché al primo posto dell'INCI c'era la paraffina liquida e quindi non, proprio al primo posto dell'INCI, cioè anche no. Quindi non mi è piaciuto l'INCI e non l'ho preso, anche se immagino avrà un profumo paradisiaco, essendo un prodotto risciacquo si potrebbe anche chiudere un occhio, ma per il momento, avendo già in casa due peeling, quelli sotto la doccia e lo scrub di Bissole e l'altro scrub sempre che avevo visto da lei, per questa volta non l'ho preso. Poi vediamo, magari se lo mettono in sconto, di prenderlo per analizzare meglio l'INCI e vedere, insomma, per una volta di provarlo. Vediamo. Quindi in tutto ho speso 30,38 euro, comprese le due bottiglie di latte. E niente ragazze, vado a nascondere questo prima che Angelica lo veda e lo voglia mangiare, perché ultimamente siamo in momento cioccolatoso dipendenza, di dipendenza da cioccolata, quindi no. E comunque il regalo è stato un bel pensiero, molto carino. E niente, l'avevo già visto il volantino della prossima settimana. Non c'è le cose alimentari che mi interessano, ho viste molte cose non alimentari. Vi segnalo il doccia schiuma e lo shampoo che a me non erano dispiaciuti di Winix. E poi non so se ci sarà tutta la gamma, perché io non ho capito una cosa: sul volantino, sia online che cartaceo, mettono lo shampoo tipo questo, no? Questo non c'era nella c'era. Cosa c'era nel volantino? C'erano due preferenze, due codici, due cose, e poi là invece ce n'erano tante. Io cercavo tipo il doccia schiuma e il sapone lavamani e non c'erano, ma c'erano altre cose. Quindi non so se loro hanno messo Winnie solo il bagno schiuma, il doccia schiuma, scusate, e lo shampoo, poi ci siano altre cose, perché tipo il detergente intimo è ottimo. Quindi boh, non lo so, vediamo. E quindi, a parte quel doccia schiuma, diciamo i shampoo di Winnie, interessanti. Ho visto tante altre, insomma, ho visto tante cose interessanti, ma prenderei al massimo uno o due articoli non alimentari, quindi non credo che la prossima settimana ci andrò. Comunque terrò d'occhio le stories di Instagram di Elisabetta e anche i vostri video delle nuove ragazze che mi seguono e seguo io a mia volta, delle persone che fanno video, insomma, su Lidl, se è qualcosa che mi interesserà o che mi conquisterà, passerò poi a prenderlo. Diciamo che non ho visto niente di interessante. Una cosa invece l'ho vista, mi stava passando di mente: le piante perenni da giardino, quelle magari una piantina o due perenne, magari la prendo. Così evitiamo e si evita un po' sempre di prendere piantine che poi alla fine dell'estate, alla fine dell'autunno, poi magari muoiono. Invece quelle sono perenni da esterno. Qualcosina di carina, se la trovo la prendo. E niente. Questo è tutto ragazze, fatemi sapere qui sotto che cosa avete acquistato voi, se avete già provato qualcosa, ma che profumo, se avete già provato qualcosa di questa linea. E niente, adesso ci carico il video e poi ci vediamo su Instagram, così chi non mi segue qui mi vedrà là. Io vi mando un bacione a tutte, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete e seguitemi su Instagram. Ciao a tutte!